Ben ritrovati a tutti sulla Voce di Novara. Il Consiglio Comunale di ieri ha approvato una normativa interessante, importante per la vita quotidiana di tutti i giorni di noi cittadini di questa città. Un regolamento che impone norme più stringenti, obblighi più vincolanti per tutte le aziende che lavorano sui cosiddetti sottoservizi, cioè tutte quelle reti che passano sotto la superficie delle nostre strade. Telefono, adesso ultimamente fibra ottica super veloce, ma poi gas, acqua e corrente elettrica. Un regolamento che impone termini piuttosto rigorosi per i cosiddetti ripristini, che a norma di legge sono dovuti a chi fa l'intervento e quindi a chi rompe il manto stradale per poter lavorare nel sottosuolo. Legge che è data molto tempo fa, ma che è sempre stato molto difficile far applicare. Questo regolamento, che ieri è stato approvato all'unanimità in Consiglio Comunale, dà termini molto più rigorosi, più duri nei confronti appunto delle imprese che lavorano sulle strade e impone anche una sorta di clausola di fideiussione, per cui se le manomissioni non vengono sistemate, in qualche modo il Comune incamera la fideiussione e ha i fondi per fare proprio questi lavori. Molto bene, quindi una scelta giusta che va nella direzione di un maggior decoro della città. C'è solo un particolare che è molto importante, sul quale è opportuno richiamare l'attenzione e, come dire, augurarsi che l'amministrazione si doti dei necessari strumenti. Il punto è quello dei controlli, perché spesso in Italia viviamo l'esperienza di ottime leggi, di perfette circolari applicative, di straordinari regolamenti, che poi però si infrangono sulla impossibilità o sulla scarsa volontà, in qualche caso, di fare i giusti controlli per far applicare fino in fondo le norme. E allora, per esempio, sapere che l'ufficio preposto a questo tipo di questione nel Comune di Novara è composto solo da 2 persone, calcolando per esempio quanto sta accadendo in queste settimane, in questi mesi, con un ulteriore intervento di posa di fibra ottica appunto in città con tantissime manomissioni del suolo, e pensare che ci siano solo 2 persone che devono fare tutta l'istruttoria e poi applicare la legge facendo i controlli, lasciano qualche dubbio, qualche perplessità sulla effettiva possibilità che questo buonissimo regolamento sia poi effettivamente messo in pratica. È quello che ci si augura e per questo forse sarebbe bene che si riflettesse sul fatto di dotare di maggior personale questo ufficio. Ci sono uffici e uffici nelle amministrazioni pubbliche, alcuni dove magari sovrabbonda il personale, non hanno grandissimi compiti, quantomeno non compiti che hanno diretta influenza sulla vita quotidiana dei cittadini, altri come questo che invece ne hanno molta di influenza sulla vita quotidiana dei cittadini, ma che sono sottodimensionati e in grande difficoltà e affanno. Ci auguriamo che si vada in questa direzione. Per il momento ci salutiamo, ci rivediamo domani alla stessa ora sulla Voce di Novara.